Gianni Colacioni per Libri TV, oggi 16 gennaio 2019, siamo a Cerveteri nell'ufficio del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e siamo qui per fare un'intervista su due questioni che un pochino hanno interessato il sindaco, che è un po' sulla cronaca neanche tanto locale, perché insomma c'è avuto una certa rilevanza. Riguardano la questione dei rifiuti romana e anche una questione, cioè, più locale, che riguarda una bandiera esposta, poi ci dirà bene il sindaco di che si tratta, una bandiera esposta sulla facciata del palazzo comunale. Allora sindaco, grazie di averci ricevuto. Partiamo appunto dalla questione rifiuti. Lei ieri, se non sbaglio, insieme ad altri sindaci si è presentato in Campidoglio, nella sala Giulio Cesare, dove ci stava anche la sindaca di Roma Raggi, per portare una lettera. Sostanzialmente lei con questi altri sindaci, che se non sbaglio appunto hanno anche loro firmato, protestate in qualche modo perché le aree qui nella zona, peraltro anche Pizzo del Prete, che non so se poi riguarda proprio questo comune oppure la Dispoli, ma comunque insomma nella zona, sono state considerate idonee per un eventuale possibile discarica o qualcosa del genere in futuro, che dovrebbe accogliere i rifiuti di Roma. Lei a questa cosa in qualche modo si vorrebbe opporre, anche perché è coinvolta la città metropolitana, di cui appunto protestate l'assenza? Allora, ci sono due temi importanti. La prima cosa: Roma deve gestire i rifiuti a casa sua, non a casa degli altri comuni. Questo vale per Cerveteri, vale per Rignano, vale per Fiumicino, vale per Cesano, vale per qualunque comune della città metropolitana, dell'ex provincia. Quindi noi chiediamo da sempre, l'abbiamo fatto quando era governatrice della Regione Lazio Renata Boliverini, lo facciamo oggi che alla città metropolitana c'è la sindaca Raggi, noi chiediamo che Roma gestisca i rifiuti a casa propria. Chiediamo anche che Roma smetta di non saper gestire i rifiuti e quindi, oltre a pensare a discariche e inceneritori che se li vuole fare li fa nel perimetro della città e non fuori, dovrebbe anche iniziare a fare una raccolta differenziata spinta, come facciamo noi comuni dell'Interland. Tra i sindaci di cui parlerò dopo, che hanno firmato questa lettera appello, c'è il sindaco di Castelnuovo di Porto, dove la raccolta differenziata sta all'84%, ci sono sindaci delle città della provincia dove la differenziata è sempre tra il 60 e l'80%. Perché dobbiamo prendere i rifiuti di Roma, che non fa la differenziata? Imparassero gli amministratori di Roma a fare la differenziata nella loro città. Questo è il primo punto. C'è un secondo punto di non poco conto, che questa lettera appello, che è stata firmata a più di 100 tra consiglieri, assessori, sindaci, consiglieri regionali, consiglieri della città metropolitana, deputati ed eurodeputati, dice chiaramente che non soltanto noi vogliamo che Roma gestisca i propri rifiuti, ma che nella elaborazione della carta che indica i siti idonei e che la Raggi ha fatto non come sindaca di Roma ma come presidente della città metropolitana, ella non ha tenuto conto di alcune osservazioni mandate dai comuni, tra cui Cerveteri e tra cui Fiumicino, ad esempio sull'area di Pizzo del Prete di cui lei parlava prima, che hanno dei vincoli ministeriali di beni culturali e archeologici sopra e che renderebbero impossibile considerare quell'area. Quindi loro che cosa hanno fatto? Hanno mandato una mappa ai comuni dicendo: ci sono delle osservazioni? Alcuni comuni hanno mandato delle osservazioni dimostrando che quella mappa non andava bene e loro non l'hanno cambiata, l'hanno trasmessa così, il che significa che sono o in cattiva fede o incapaci. In entrambi i casi dovrebbero lasciare i ruoli che ricoprono. Peraltro ci sta tra i firmatari anche un consigliere del 10° municipio, il municipio di Ostia, insomma. Bravo. Adesso il nome non me lo ricordo. Bozzi, sì, esattamente. Quindi insomma in qualche modo anche i municipi romani Un consigliere del 6° municipio, Dario Nanni, è firmatario, perché anche loro condividono questa filosofia, così come ci tengo a dire che la proposta è bipartisan, perché firmano sindaci e consiglieri del centrodestra, del centrosinistra e anche del 5 Stelle. Quindi non è una proposta che è relegata alle posizioni di Alessio Pascucci piuttosto che del sindaco di un colore politico. Io ho firmato insieme a sindaci di centrodestra, a sindaci civici, a sindaci di partito e a un sindaco e anche altri amministratori del 5 Stelle. E qui la situazione rifiuti, tanto perché magari si potrebbe anche vedere com'è fuori Roma per imparare qualcosa, come è gestita? Noi siamo una città molto complessa perché abbiamo un territorio, soltanto perché si sappia, un po' più grande di Napoli, un po' più grande di Torino, quindi noi abbiamo delle complessità legate a un territorio enorme. Abbiamo 40.000 residenti che però diventano 150.000 d'estate, quindi abbiamo tutti i problemi delle stagioni estive. Noi abbiamo ormai il porta a porta nell'intero territorio, abbiamo superato credo il 60% di raccolta differenziata, stiamo lavorando, abbiamo già predisposto l'attrezzatura per arrivare a brevissimo alla tariffa puntuale, quindi vorremmo che i cittadini pagassero i rifiuti in funzione della quantità di rifiuti che producono.
Perfetto, per quanto riguarda i siti, stoccaggio, recupero, inceneritori... Noi non abbiamo siti nel nostro territorio, ma va fatto presente che intanto Cervetri ha già pagato il suo conto, perché noi siamo stati per anni con la discarica di Cupinoro, che di fatto sorgeva nei perimetri della città di Bracciano, ma in realtà era vicina alle case di Cervetri e non vicina alle case di Bracciano, quindi per essere chiari era un problema più dei Cervetri, le case più vicine erano le nostre, non quelle di Bracciano. La discarica di Cupinoro era nata per accogliere i rifiuti di un certo numero di comuni, ne ha accolti il triplo, era nata per durare un certo numero di anni, è durata molto di più, sono spariti i soldi del post mortem, cioè i soldi che i cittadini hanno pagato perché quell'area venisse bonificata, noi abbiamo pagato il nostro dazio, abbiamo fatto una grande battaglia per farla chiudere e quindi oggi non possiamo neanche immaginare che la discarica ritorni da noi, ma dico da subito che Cervetri è pronta ad accogliere alcuni impianti, da sempre ci diciamo disponibili a fare un impianto per il compostaggio che non solo riguardi il nostro territorio, ma che riguardi anche i comuni limitrofi, come l'ho detto prima siamo una città così grande che può permettersi di trovare degli spazi anche per fare degli impianti, ma non certo per i rifiuti di Roma. Un'altra questione importante è in questa vicenda l'interlocuzione con la Regione. Ecco, con la Regione Lazio, con Zingaretti, come hai trovato, diciamo, un interlocutore? Allora, noi abbiamo il giorno, ribadisco, la città metropolitana, quindi l'ex provincia, oggi governata dalla sindaca Raggi, elabora una carta in cui indica le cosiddette aree bianche, quelle dove si possono mettere inceneritori e discariche, e la manda a tutti e 121 i comuni, Roma e provincia. Alcuni comuni, tra cui Cervetri e Fiumicino, rispondono dicendo quelle aree bianche non vanno bene perché su quelle aree grava un vincolo e trasmettono un documento, siamo nel 2017, alla città metropolitana. La città metropolitana non ne tiene conto. Arriviamo al 2018 dove dopo numerosi solleciti si fa una riunione, città metropolitana, sindaci e sovrintendenza, quindi ministero. Il ministero conferma che abbiamo ragione noi e quindi dice ai tecnici della città metropolitana che quelle aree vanno stralciate, loro non le stralciano. L'atto non viene portato in consiglio metropolitano come è avvenuto a Latina, come è avvenuto a Frosinone, come è avvenuto a Viterbo, non viene portato in consiglio metropolitano, viene trasmesso direttamente al ministro Costa e alla regione e questo avviene i primi giorni di gennaio, quindi pochi giorni fa. A quel punto noi risolleviamo la questione, io preparo una lettera appello che, come le ho detto, è stata firmata da oltre 100 tra amministratori locali e nazionali, la trasmettiamo sia al ministro Costa che a Zingaretti mettendo in copia la Raggi, perché la Raggi ha già dimostrato di non essere interessata, quindi la mettiamo in copia e diciamo loro: attenti, non usate le carte che vi ha mandato la città metropolitana perché quelle carte sono sbagliate. Ora ci aspettiamo che la regione, dall'alto della sua grande, diciamo, capacità di analisi e prima di andare avanti con altri procedimenti, tenga conto delle nostre osservazioni. C'è in questa, non lo so, in tra i firmatari anche il sindaco di Fiumicino? Assolutamente, il sindaco di Fiumicino non è solo uno dei firmatari, Esterino Montino, è anche uno di quelli che come me ha preparato le osservazioni per dimostrare che le aree individuate nella sua città, che sono a cavallo con la mia, non sono idonee. Peraltro, insomma, è abbastanza noto il dominio pubblico che Cervetri abbia un patrimonio archeologico, insomma. Non solo un patrimonio archeologico, noi siamo un sito UNESCO. Ci tengo a dire che in Italia i siti UNESCO sono solo 53 e che nella provincia di Roma, se escludiamo Roma, ci sono due siti UNESCO, la città di Tivoli, che è sede di Villa d'Este e Villa Adriana, e la città di Cervetri, che è sede della necropoli della Banditaccia. Il sito a cui stanno pensando ora è in linea d'aria a meno di 4 km dal sito dell'UNESCO. Quindi credo che questo sia di per sé, in una nazione normale, di per sé sarebbe motivo per l'esclusione. Ma in questo caso c'è di peggio, che in quell'area c'è anche un vincolo archeologico. Quindi, come così, da un punto di vista territoriale logistico, già è stato individuato zona. Però Pizzo del Prete, quello che Pizzo del Prete. Di cui si parla spesso. Ci sono anche delle aree abitate. Non solo ci sono delle aree abitate, parliamo di un'area in cui, visto che voi fate dei video, io spero voi possiate passare, di un enorme prestigio ambientale, con un allevamenti e agricoltura biologica a chilometri zero, una valle verde che sembra di stare in Nuova Zelanda, cioè non sembra di essere a pochi minuti dai centri abitati e a pochissimi minuti da Roma, eppure nonostante questo quello è il sito che si è pensato. Noi abbiamo fatto su Libri TV, ne accennava, lo ricorda ai nostri video web ascoltatori, dei servizi su Valle Galeria, quando avevano chiuso già la discarica di Malagrotta e si diceva che lì si sarebbe dovuto aprire poi un altro sito, che è lì vicino, anche lì gravati da varie situazioni abbastanza drammatiche, inceneritori, rifiuti speciali, raffinerie e quant'altro. E anche per quanto riguarda un altro sito sull'Ardeatina, quindi insomma di rifiuti un pochino ci siamo occupati. E bene, e le prossime tappe, quello che vi aspettate? Noi ci aspettiamo intanto che oggi stesso noi per l'ennesima volta spediremo i vincoli ufficialmente Comune di Cervetri e Comune di Fiumicino alla Regione Lazio.
e ci aspettiamo che la rigenerazione tenga conto, visto che vuole elaborare il piano dei rifiuti, nell'elaborazione del piano dei rifiuti. Diamo per scontato che ne terrà conto. Accanto a questo continueremo una battaglia con gli altri 100 sindaci, che peraltro stanno aumentando di giorno in giorno, sindaci, amministratori e così via, per convincere Roma intanto a rendere giustizia alla nostra nazione facendo una buona politica di gestione dei rifiuti, e poi vuole individuare degli impianti. Intanto non è più il momento storico dei grandi impianti, è meglio avere piccoli impianti numerosi che tanti pochi impianti grandi, prima questione. Seconda, lo individuasse nel suo terreno. Non tutti sanno che Roma è la capitale d'Europa con la più alta area geografica di territorio. È seconda solo a Londra. Quindi credo che non sia difficile trovare un posto per fare la discarica, e se ritengono anche l'inceneritore. Lo sa questo perché quando sapranno che devono dire ai loro cittadini che la fanno a casa loro, inizieranno a fare la differenziata, mi creda. vedremo, speriamo che la cosa evolverà, insomma, in modo più ecologico e meno pesante per chiunque, non solo per i cittadini, per chiunque sta sul territorio, insomma, sostanzialmente. E senta, entrando nella casa comunale, sulla facciata ho visto una bandiera a fianco alle bandiere istituzionali, una bandiera che è la bandiera della pace, insomma, con i classici colori, le bande orizzontali, che ha creato un po' di polemiche, è stato un motivo, insomma, di polemiche, perché l'hanno contestata. Ecco, vogliamo parlare di che si tratta? Ma guardi, in realtà è stata una cosa ai limiti del goliardico, un danno fatto alla nuova comunità, perché per colpa di 30, non più di 30 militanti di Casa Pound, una formazione politica extraparlamentare di destra che si richiama al fascismo, e quindi non capisco come sia compatibile con la nostra Costituzione, ma non solo, che occupa abusivamente da anni un immobile a Roma, a via Napoleone III, dentro al quale non soltanto hanno una sede di partito in un immobile dello Stato, ma in più hanno dato negli anni alloggio, dicendo che erano case popolari per persone bisognose, a parenti direttissimi dei loro leader nazionali, che non escludo possano aver bisogno. Però nella mia città, siccome nella mia città che sono 3 o 4 immobili pubblici, perché non ci sono le case popolari, se bisogna decidere a chi darle ci pensano i servizi sociali, non ci pensa il partito della città. Se no domani il nostro partito dagli un comune occupa 10 immobili e decide di darli a chi vuole e ci fa campagna elettorale. Siamo persone serie, loro non lo sono. Loro lanciano questa contestazione dicendo che la bandiera della pace non può stare nelle mura della città, e mi scrivono più volte. Io non li considero, perché io ho messo quella bandiera facendo una delibera, quindi non l'ho messa, una mattina mi sono alzato e ho messo la bandiera. A quel punto loro scrivono al prefetto. Prefetto di Roma che cosa fa? Risponde loro e scrive anche a me. Questa cosa mi ha un po' indispettito, non perché il prefetto non mi debba rispondere, ci mancherebbe, perché ho scritto 6 mesi fa al prefetto chiedendogli la liberazione di Casa Pound e non mi ha risposto, e ho scritto in qualità di sindaco e di consigliere della città metropolitana, presidente della commissione bilancio. Al militante di Casa Pound mi ha risposto pochi giorni dopo, quindi vorrei chiedere al prefetto se domani posso fargli scrivere da un militante di Casa Pound, e così magari risponde pure a me. Detto questo, il prefetto scrive anche a me e dice a loro: ho scritto al sindaco. Che fanno quelli di Casa Pound? Che evidentemente, diciamo, l'alfabetizzazione non è proprio, diciamo, la loro forte. Diciamo che io credo che se avessero letto qualcosa nella vita non direbbero quelle assurdità, però diciamo che probabilmente non leggono neanche le cose semplici. Dicono: siccome il prefetto ha scritto al sindaco, significa che il sindaco deve togliere le bandiere. Invece no, perché il prefetto, in una lettera che io ho consegnato loro, dice: caro sindaco, ci può stare la bandiera sul palazzo comunale purché sia a debita distanza da quelli istituzionali e sia con un pennone staccato quello che avviene all'interno della mia città. Loro, non contenti di questo, alla ricerca di un po' di visibilità, che peraltro gli si è ritorta contro, hanno organizzato una manifestazione qui sotto minacciando di venire alla staccata, sono venuti in 30 con le bandiere italiane, e peraltro io sono un grande appassionato di tricolore. Nella mia città ogni volta che si celebra un matrimonio noi regaliamo una copia della Costituzione, una del tricolore, agli sposi, e nella mia città non si fa in tutte, ogni volta che c'è il consiglio comunale, prima del consiglio si fa l'inno d'Italia, è una cosa che ho introdotto io, quindi diciamo, figurati se mi vogliono fregare sull'inno o sul tricolore. E cosa hanno fatto? Hanno fatto questa manifestazione, c'è stata una contromanifestazione spontanea organizzata dall'AMPI e da altre associazioni, e la cosa bella è che i manifestanti per la pace che erano nella piazza accanto erano 6 volte quanti erano loro. Perché dico uno spreco di denaro pubblico? Perché è ovvio che quel giorno sono dovuti venire qui, tra carabinieri, polizia di Stato, DIGOS e decine di agenti, che noi nella nostra città non vediamo mai, diciamolo pure, che quindi diciamo che le nostre città devono essere sicure, allora facciamo una manifestazione al giorno, almeno ogni tanto ci rimandano pure in tempo di pace, e abbiamo dovuto sperperare del denaro pubblico
per vedere sventolare delle bandiere. Se ci avessero detto che volevano, sventolavamo noi una ventina di bandiere italiane e era, non era necessario che loro venissero. Insomma, sono così, sono di casa Paolo. Io dico sempre che se avessero del sale in zucca non sarebbero a casa Paolo. Peraltro lei in un articolo, se non sbaglio, ha distinto casa Paolo dal resto della destra, diciamo tra virgolette, istituzionale, con cui lei qui, insomma, tutto sommato è in rapporti di collaborazione. Su questo ho detto due o tre cose. La prima è che l'appello che abbiamo consegnato alla Raggi, per essere chiari, è stato sottoscritto da consiglieri, da sindaci e da consiglieri metropolitani provenienti anche da forze di destra, con i quali io ho un ottimo rapporto. La seconda, io ho un'amministrazione civica, io ho un'amministrazione civica trasversale. Lei consideri che tra i miei consiglieri comunali c'è una persona, un ragazzo, che è stato candidato sindaco per la destra, per il centrodestra, contro di me all'elezione prima. Quindi io ho nella mia amministrazione delle esponenti anche al centrodestra. C'è una terza cosa però importante, che la candidata sindaca che era candidata contro di me al ballottaggio per il centrodestra, Annalisa Belardinelli, oggi consigliera comunale, e il circolo di Fratelli d'Italia di Cerveteri, quindi parliamo di gente evidentemente di destra, ha fatto un articolo contro Casa Pound. Perché Casa Pound non solo ha sbagliato nel dire che la bandiera non poteva stare lì, ma anche, e nel loro modo ignorante e privo di ogni rispetto, ha detto verremo noi a staccarla. Poi si sono accorti, loro erano in 30 e noi eravamo 300, probabilmente io non so come sarà con l'alfabetizzazione, non sapevano bene, forse con i numeri sì, e quindi hanno contato e si sono resi conto che forse era meglio lasciare la bandiera dove stava. Perfetto, prima lei ha accennato al partito, insomma, Italia in Comune. Ecco, è ormai è un partito, diciamo, strutturato. Sono delle scadenze elettorali. Siamo nati da poco, da meno di un anno, e dire che siamo strutturati a livello come vorremmo, no. Siamo molto strutturati. Ci sono delle regioni come l'Emilia Romagna, il Lazio, la Puglia, dove il Veneto, la Sardegna, la Sicilia, insomma, dove iniziamo ad avere una presenza molto importante. Iniziamo ad avere nelle nostre fila consiglieri regionali, abbiamo un consigliere regionale in Veneto, uno in Liguria, uno in Puglia, appunto. Iniziamo ad avere dei deputati, l'onorevole Sergio Soverini, che è passato con Italia in Comune, e degli eurodeputati, David Borrelli, che sta facendo un percorso con noi. Insomma, inizia a essere una cosa seria. E l'anno scorso, come primo esperimento, ci siamo candidati con 7-8 sindaci, ne abbiamo eletti 4, quindi è stata una grande soddisfazione. Quest'anno ci saranno tante amministrative dove saremo presenti. Ah, ecco, sarete presenti. Ci sono le regionali dove saremo presenti. La lista che ha lanciato la candidatura di Massimo Zedda in Sardegna si chiama Sardegna in Comune, una lista nostra, e sarà presente alle elezioni regionali. Stiamo lavorando con i Verdi europei e con i Verdi italiani per costruire una lista presente alle europee, e speriamo che questo, io non tifo mai contro l'Italia, però io veramente spero che questo governo vada a casa il prima possibile. Se questo governo dovesse andare a casa, noi saremmo pronti a candidarci ai nazionali. Il vostro leader, che poi abbiamo avuto su Libre TV, è Pizzarotti, il sindaco di Parma. Però noi non siamo un partito leaderistico. Beh, diciamo, insomma, non a caso come lo possiamo chiamare? Un presidente che è Federico Pizzarotti, in coordinamento nazionale sono io, il vicepresidente che è il sindaco di Latina, e dovunque siamo cerchiamo di essere sempre molto collegiali. Crediamo uno dei fallimenti della politica degli ultimi anni sia proprio questa cosa di concentrare una forza politica nella figura di una persona. Oggi non si parla della Lega, si parla di Matteo Salvini, prima non si parlava del PD, si parlava di Matteo Renzi, e queste cose, questo secondo me non si parlava di Forza Italia, si parlava di Berlusconi. Secondo me questo è stato il fallimento della politica, quindi difficilmente sentirà parlarci di leadership, anche se, diciamo, è ovvio che io e Federico, almeno perché lui fa il presidente, io faccio il segretario, come siamo in giro di più degli altri, ma è una questione momentanea, insomma. Beh, ci sta una ampia quota di ex Movimento 5 Stelle, possiamo sì. Dire che un pochino ha importato questa cosa del... Dal leaderismo. L'ex 5 Stelle, che riscuotono sempre una grande attenzione mediatica proprio perché è presente Federico, non sono una parte importante dei nostri iscritti a oggi. Anzi, la maggior parte dei nostri iscritti sono civici o persone che provengono da altre esperienze. Abbiamo tanti ex 5 Stelle, abbiamo tanti ex PD, abbiamo gente che viene al centro-destra, abbiamo dei sindaci che hanno militato anche in Forza Italia, che sono passati con noi. Quindi diciamo che stiamo cercando di creare un terreno omogeneo, e so che spesso c'è una semplificazione anche dovuta ai giornali che tendono a dire il partito dei sindaci. Non siamo un partito dei sindaci, anzi i nostri iscritti sono per la maggior parte non amministratori, evidentemente, o appunto il partito degli ex 5 Stelle. Sono presenti, siamo contenti quando passano con noi, ma non sono sicuramente, non esiste una componente determinante del nostro partito. Noi vogliamo abbracciare tutti coloro che si ritrovano nella carta dei valori. Perfetto, grazie al sindaco Alessio Pasquicci.